circa tre anni fa, in maniera lenta ma costante, abbiamo deciso di spostare i nostri maggiori interessi dal Palladio e sue leghe, in particolare il Palladio Itrio, che comunque ci ha dato dei risultati veramente meravigliosi, verso materiali a più basso costo. Il problema del Palladio è il seguente. Allora, il problema del Palladio è: se uno lavora con il Palladio, se ha abbastanza tempo, pazienza, soldi e un po' di fortuna, comunque qualcosa esce sempre fuori. Questo è comune a tutti gli esperimenti di fusione fredda. Solo avere pazienza. Qualcosa più o meno piccolo, più o meno grande, esce fuori. Il punto negativo, drammatico, veramente ironico, è che quando qualcosa di buono esce fuori, in particolare con materiali di piccola dimensionalità, è che il filo o la lamina si rompono, vanno in polvere, per cui uno fa in tempo a godere per qualche ora, mezz'ora del bel risultato, e soprattutto in genere non fa in tempo a chiamare il proprio direttore, viene a vedere che quando arriva è tutto rotto. Quindi situazione in genere veramente frustrante. Comunque il punto fatto che si rompe, che si frantuma, è la chiave di lettura. Quindi uno è passato da un punto di vista del pianto a rendere positivo l'aspetto delle fratture o soprattutto nanomateriali. Altro punto negativo del Palladio è il suo alto costo. Il Palladio è metallo prezioso, la sua abbondanza sulla terra è circa 5 volte più abbondante dell'oro come riferimento, ma il costo reale è 2,5 volte la sua abbondanza. Il motivo va trovato nel fatto che si è usato in maniera massiccia, è usato in maniera massiccia per le marmitte catalitiche. Quindi la richiesta del mercato è talmente alta che ha provocato un aumento del costo, del valore rispetto all'abbondanza naturale, fattore 2,5, 250%. Fatte queste, sento un po', per favore, silenzio, quando finito parlate. Allora, problema delle polveri, giusto? Quello che fa? Va verso le polveri. Problema delle polveri di Palladio col tempo diventano talmente piccoli che non funzionano più. Quindi uno deve andare verso una opportuna granulometria di dimensioni. Allora ci siamo orientati verso altri materiali che fossero intrinsecamente più robusti dal punto di vista meccanico e a basso costo. A seguito sia degli esperimenti storici di Piantelli, Bogardi, Abel e successivamente delle affermazioni di Rossi e colleghi e sempre Bogardi, siamo indirizzati verso il nickel. Il nickel sotto forma di fili per motivi storici dovuti alla nostra cultura precedente, preparata, una serie di motivi storici, fili sottili di nickel. Avevamo anche capito per conto nostro che contava in maniera drammatica la dimensionalità, per cui abbiamo verniciato, in senso lato, i fili di materiale a livello subnanometrico per via chimica. N strati, tipo 50 strati, un lavoro veramente massacrante. Comunque questo tipo di lavoro ha portato a volte a risultati interessanti. Il migliore in assoluto abbiamo avuto con un filo di nickel da 50 micron, un capello di una ragazza bionda di un metro, 50 micron, peso pochi milligrammi, una potenza assoluta in eccesso a ben 900 gradi centigradi, di 26 watt. Questo equivale a una densità di potenza di circa 1800 watt
per grammo di nickel, che è un numero incredibilmente alto. Se uno solo lo conferma, lo confronta con i valori ottenibili con le centrali nucleari a fissione convenzionali, considerando il combustibile e il cladding, cioè il suo insieme, sia tra 30 e 50 watt le centrali nucleari, e quel tipo particolare di nickel 1800 watt. Ho fatto questo esperimento, è durato per circa 6 giorni, talmente a lungo che anche persone dall'industria esterna sono venute a vederlo. Poi, adesso basta, facciamo altre prove, perché erano tanti esperimenti lasciati in sospeso. Per colpa mia, ho cambiato il gas, cioè finito quello, facciamo altro. Adesso giochiamo, prima abbiamo fatto il risultato per i fondi, ora giochiamo a modo nostro. In questo tipo di passaggio ho fatto un errore, anche inciampato per terzo, un errore spiccio. Il risultato del filo si è rotto e non siamo più riusciti a avere risultati di quel genere lì. Però il punto è, cambiando filo 10 volte più basso, 20 volte, numeri molto molto più piccoli. Il punto è però chiave: col nickel si possono fare grandi cose, anche se è molto più difficile del palladio. Ma quando funziona, funziona alla grande. Quindi ci siamo interessati verso materiali in cui il nickel fosse in maniera misurabile, 30-40%, ma che avesse intrinsecamente la capacità di assorbire idrogeno in condizioni non impossibili, per una serie di motivi lunghissimi, adesso non devo fare la storia. Siamo orientati verso la costantana. La costantana è un materiale inventato nel 1890 da un fisico tedesco e poi ha avuto varie vicende. L'obiettivo, Fabio, silenzio per favore, silenzio, se no per ricetto, per rispetto degli altri. Ok, la costantana, lo stavo dicendo, è un materiale usato per avere resistenze stabili, costante. Cioè tutti i materiali in genere, metallici, quasi tutti, hanno un comportamento PTC, cioè aumentando la temperatura aumenta la sua resistività. Altri, i semiconduttori, ce l'hanno NTC, cioè negativi. La costantana, per una fortunata combinazione in un certo intervallo di composizione, hanno la resistenza che è quasi piatta al valore della temperatura, tra 0 gradi e 600 gradi. Questo è il grande vantaggio della costantana. Allora, va bene, d'accordo, ci sono delle motivazioni anche teoriche per cui la costantana poteva assorbire idrogeno, poteva decomporre addirittura l'idrogeno. L'abbiamo provata, l'abbiamo comprata, messa nel nostro reattore, niente, zero. Non assorbeva idrogeno, è rimasta completamente inerte, nessun tipo di anomalia. Poi, andando a leggere bene una noticina a carattere 00 nel datasheet, c'era scritto: non usare mai sopra 600 gradi in aria. Ho capito, noi dobbiamo modificare, dobbiamo danneggiare in maniera controllata, quindi dobbiamo trattare in aria oltre 600 gradi in maniera più o meno controllata, più o meno caotica, riesco a dire. A questo punto, per vedere se il nostro caos era un caos anarchico o un caos costruttivo, abbiamo fatto il controllo con il SEM, bioscopio elettronico a scansione. Il nostro obiettivo è avere delle nanoparticelle con dimensioni di 50, 100 nanometri, un micron, ma non oltre, e soprattutto che non dovessero agglomerare. Quindi un lungo lavoro di sistematica noiosissimo, ma indispensabile, e circa 2 anni fa abbiamo fatto le prime prove dentro, avevamo costruito un reattore a flusso estremamente stabile, preciso e tutto il resto. Messo dentro, alla fine, dopo 2 mesi di lavoro, finalmente il reattore con materiale che in teoria doveva funzionare, perché era
submicrometrico, però con bassi quantitativi, cioè 1-2% nelle liquori, il resto era ancora bulk, era omogeneo, cominciano a dare segni che c'era qualche anomalia degna di attenzione. Successivamente, pur continuando a lavorare su questo progetto che finalmente dava qualche segnale, abbiamo fatto partire una campagna di esplorativa di trovare le tecniche più efficienti per aumentare la quantità di materiale submicrometrico. Dopo altri mesi, quasi un anno, ci siamo riusciti in maniera abbastanza buona, per cui siamo passati dall'1%, 1% a circa il 30%, quindi oltre un fattore 10, solo cambiando la procedura di fabbricazione. Preso questo filo, poi la prima pagina, scusami. La prima? Prima proprio. Che poi salto. Abbiamo messo in un reattore, che in questo caso era un reattore trasparente, in vetro, perché il problema è che queste nanoparticelle, costruite su un filo di Constantana, diametro 200 micron, con uno spessore utile di 20-30 micron, avevano il brutto vizio di perdere la polvere attaccata. Quindi dobbiamo costruire un reattore trasparente per vedere se si danneggiava, ma polvere submicrometrica. Quindi uno ha un oggetto trasparente, se la polvere si stacca lo vedi per terra. Quindi questo è il motivo del reattore trasparente, solo una diagnostica, non va nessun'altra pretesa. Capire. Questo filo è andato bene subito. Veramente dopo due giorni di calibrazione ha funzionato, ha assorbito idrogeno in maniera massiva, subito, e adesso bisogna un po' giocare con i cosi, avanza, se no facciamo una cammina dai, stop, indietro, un attimo indietro, due indietro, ancora indietro, oh stop. Allora, piccolo excursus teorico e poi basta, poi fatti. Questa tabella viene presa da un lavoro teorico fatto da un gruppo polacco circa 15 anni fa. I numeri in gioco sono la capacità di dissociazione dell'idrogeno da parte dei vari materiali. Tutti sappiamo che il palladio dissocia da idrogeno molecolare ad atomico, 0,42, il nickel potrebbe farlo, però è molto difficile, ma guarda caso la lega nickel-rame ha valori giganti. Peccato che quando lo usi non funziona. Allora qui c'è un piccolo aneddoto per capire quante volte la fortuna aiuta. Io questo lavoro qua c'era scritto Measure of Catalytic Properties. Io come italiano ignorante, measure, pensavo che fosse misura, invece vuol dire stima. Però io per un anno intero ero convinto che fosse una misura. Siccome io sono un tipo galileiano, se uno fa una misura deve funzionare. Quindi per un anno intero ho intignato, come si dice a Roma. È la verità, scusate, ma la fortuna aiuta. Per trovare questa capacità, dico, ma come? Questi l'hanno fatto, io sono peggio dei polacchi, esiste. Scusate. Comunque sì, senza offese ovviamente, è un modo di dire. Comunque, e questo l'ho saputo 3 mesi fa da un collega americano, gli volevo dire. Comunque sì, andiamo avanti. La Constantana ha valori estremamente elevati di capacità di decomporre l'idrogeno da molecolare ad atomico, e soprattutto ha una grandissima caratteristica: questa capacità dipende molto poco dalla sua composizione. Quindi vuol dire che uno, se anche cambia la composizione di un fattore 2 da 30 a 60 o 60 a 30, i numeri mancano comunque giganti. Questo è l'aspetto che a me è piaciuto. Vuol dire che io posso lavorare con questo materiale, posso anche fare un po' di errori, però comunque c'è un margine, tu insomma, qualunque cosa faccia più o meno.
va bene. Ripeto, la fortuna ci ha aiutato. Andiamo avanti. Soprattutto la mia ignoranza di inglese. Ancora? Ok. Ok, stop. Questa è la curva di calibrazione del filo di Costantano, lungo un metro, diametro 200 micron, in cui c'era un 150 micro di materiale rimasto invariato e una buccia di materiale submicrometrico. Quindi il diametro apparente, 220, è cresciuto 220, perché c'è l'ossido spugnoso, insomma. Quindi, e l'ho fatto le calibrazioni in elio e in argon. Perché l'elio? L'elio perché ha una conduttività termica simile a quella dell'idrogeno, per cui è un modo per fare bene le cose. Purtroppo l'elio è anche molto simile all'idrogeno, per cui può andare ad occupare i siti dove andare l'elio e dove andare l'idrogeno dal punto di vista dei buchi equivalenti. Quindi uno lavora con l'elio, ma insomma, sapendo che può danneggiare tutto. Però un riferimento ci vuole, per cui uno alla fine lo fa. Aspetto positivo che il materiale da comportamento fisso dopo il trattamento mio è diventato leggermente PTC, cioè aumenta di poco, di qualche per cento la sua resistività, aumenta la temperatura, aumenta la resistenza, non numeri giganti, però diventa PTC, un metallo. Andiamo avanti. Avanza, dai. Ora stop. Allora, questo è il vero esperimento. Noi avevamo dentro il reattore due fili, un filo cosiddetto di controllo fatto di nickel e cromo. Avevamo problemi di soldi molto forti, quindi ho usato come riscaldatore un filo del PON, che costa poco, dovevo andare al supermercato, l'ha comprato e poi l'ha smontato, con la stessa dimensionalità, stesse dimensioni fisiche, 150 micron del filo attivo. Quindi abbiamo il filo attivo, 150 micron regolare più questa spugna, e il filo di riferimento, 150 micron nickel cromo. Nickel cromo è un materiale molto stabile, lavora per 900 gradi, non si osa, ha una serie di vantaggi. L'aspetto negativo è che il nickel, e anche lui potrebbe dare qualche contributo, rimane ancora un punto aperto se anche lui funziona, comunque sia, è meglio di niente, ecco. Abbiamo comunque le serrature fatte con l'elio e quindi era il nostro riferimento. Abbiamo messo l'idrogeno dentro, abbiamo scaldato col filo inerte e quando la temperatura della camera ha raggiunto all'inizio, che c'è il allora, questa è la resistenza del filo di Costantana, la temperatura della camera. All'inizio la resistenza aumenta come se fosse il gas inerte, elio argon, superato 60 gradi, continuare piega. A questo punto è il massimo, i due contributi sono uguali, la curva scende, noi chiamiamo questa temperatura di innesco. Sono 125 gradi centigradi, cioè a questa temperatura il contributo del fatto che si forma un nuovo materiale, Costantana idrogeno in senso lato, diventa dominante. E poi, aspettando, cioè la temperatura rimane costante, lentamente la resistenza scende. Vuol dire che probabilmente è un effetto di bulk, cioè ci vuole tempo affinché l'idrogeno venga assorbito dalla parte totale, perché le nanoparticelle hanno dimensione di qualche micron, quindi basterebbero tempi un qualche minuto. Il bulk sono 150 micron, siccome il fenomeno va come il quadrato della dimensione, tempi lunghi. Ora, il bello è che continua a scendere col tempo. Vai avanti. A questo punto mi è venuto il dubbio, questo è il giorno dopo, ma non è che per caso ho compreso qualche errore, diciamo così, in buona fede.
Allora che ho fatto? Ho spento la resistenza della costantana, è ulteriormente scesa, qui stava la resistività, stava 0.88, è scesa 0.78, quindi raddrizzando è ulteriormente scesa, vuol dire c'era il contributo sia dovuto all'idrogeno, sia la componente della parte esterna PTC, perché è scesa abbassando la temperatura. A questo punto può anche succedere, può succedere un altro fenomeno, che quando ridò potenza, il filo perde tutto l'idrogeno e ho chiuso. E invece, qui questa qui è un'ora per la scala di umida, un'ora dopo, quando ridò potenza, si ricordava dove stava e continuava a scendere. Quindi vuol dire che è un qualcosa che una volta messo dentro non lo cacci più fuori, o è molto di più che cacciarlo fuori. Avanzi. Sì, c'è 10 minuti. Vabbè. Allora, altro aspetto, vado ancora dico, cioè per marci parecchio. Vabbè, allora, l'aspetto è che abbiamo trovato una correlazione più o meno forte, all'inizio debole, poi mano a mano più forte, tra la riduzione della resistenza del sistema, quindi l'assorbimento dell'idrogeno, e un'apparente anomalia termica misurata andando a vedere la temperatura esterna di parete dell'oggetto in vetro, del tubo in vetro pressurizzato, che aumentava a diminuire di questo parametro. Ovviamente questo fatto ci ha dato molta fiducia, perché i watt in eccesso sono 6, 7, 8, ma il filo è meno di 300 mg, insomma numeri molto molto interessanti. E in più sembrava durare nel tempo. Corri un po', aspetta ancora, va bene. Ok, ci siamo resi conto che il fenomeno è all'interno della camera e non dipende dalle fluttuazioni dell'ambiente, che probabilmente aiutano il fenomeno stesso. Questa è la scala di ovviamente la camera. Ancora avanti. A questo punto abbiamo deciso, noi utilizzavamo una miscela di idrogeno argon per minimizzare la potenza all'interno. L'argon produce 7 volte peggio dell'idrogeno. Se fai una miscela, una conducibilità termica 3. Quindi vuol dire minimizzare, massimizzare la temperatura all'interno. Che questo è chiaramente un fenomeno dato termicamente. Ci vuole una certa temperatura. Prima non succede. Siamo passati con idrogeno e successivamente abbiamo dato, allora qui siamo stati con potenza direttamente applicata al filo di costantanea e non più al riscaldatore. E poi abbiamo spento di controllo. Ci siamo accorti che il valore della resistività al minimo da 0.78, che era il nostro valore migliore, dopo un paio di giorni, con corrente dentro il filo, era sceso a 0.71. Quindi vuol dire che c'è un contributo di elettromigrazione molto forte, che potrebbe aiutare ulteriormente il sistema. Quindi è un'informazione scientifica estremamente importante. Avanti ancora. Quest'altro grafico è stato fatto variando la composizione, quindi con circa 9-10 watt di eccesso, idrogeno puro, e poi un altro aspetto veramente strano che è dato adito a infinite polemiche, poi chiaramente sono state tutte quante risolte. Ci eravamo accorti che stranamente, abbassando la pressione, le cose andavano meglio. Ora qui di nuovo un altro punto di fortuna. Il nostro reattore non era perfetto, aveva delle piccole perdite. Nel giro di qualche giorno la pressione scendeva. Scendendo la pressione apparentemente migliorava sia il caricamento sia il calore in eccesso. Però una cosa è fare le misure, diciamo, in maniera controllata, stai, ad esempio, qui, questa è la discesa spontanea, stavi a, adesso non mi ricordo più la pressione quant'era qui, 3 bar, adesso non mi ricordo più, 3 bar, poi scendi a 2, il calore
all'inizio verde e poi migliora, quindi mano a mano. Quindi vuol dire che una volta che il filo che è carico, una volta che l'abbassamento della pressione agevola le reazioni. Lì per lì sembrava poco comprensibile, poi l'abbiamo capito oggi. Vai, ancora. Ah no, torno indietro, sto indietro. A questo punto l'altra prova per essere galileiani, vediamo se il tutto dipende dall'idrogeno o da un errore sistematico nascosto da qualche parte, perché abbiamo detto ci vuole bene. Quindi ho detto, se questo è avvenuto, come l'abbiamo caricato il filo in questo idrogeno, dobbiamo toglierlo. Se lo togliamo, vuol dire che la resistenza deve tornare al valore iniziale e poi successivamente il calore prodotto deve essere molto, molto di meno, perché un po' ormai in maniera completa. E ci siamo accorti intanto che caricare il filo è molto più facile che scaricarlo. Per caricarlo basta, lo lascia lì il venerdì, torni il lunedì, è tutto andato in conto suo. Scaricarlo una settimana di lavoro terribile, cioè una volta che l'ho messo dentro, mandarlo via è veramente terrificante. Comunque ci siamo riusciti. Un po' di idrogeno rimane dentro, però insomma, vuol dire che però è reversibile, anche se con grandi difficoltà. Avanza. A questo punto, vabbè, adesso abbiamo fatto questo scaricamento, il filo è morto, ma l'abbiamo distrutto, l'abbiamo giusto così, ma è stato ottenuto, l'abbiamo ricaricato e alla fine si è ricaricato e la temperatura di trigger del massimo era uguale a quella precedente, 125 gradi, vuol dire che non si è danneggiato, quindi è un materiale molto robusto dal punto di vista pratico, che era il nostro obiettivo. Avanza ancora. Qui abbiamo fatto prove con il deuterio, perché sono un nucleare chiaramente di origine, dire cosa, come si comporta con il deuterio. Col deuterio le cose vanno peggio, all'inizio addirittura endotermico, cioè più freddo, poi passa a zero e lentamente sale, e inoltre nella una fase transitoria il nostro contatore, un generatore duro di sodio per i gamma, ha dato parecchi segnali per una decina di minuti, insomma, quindi un bel. Quindi c'è una piccola emissione gamma utilizzando il deuterio, molto piccola, non pericolosa dal punto di vista pratico, però interessante scientificamente, quindi contentissimi. Purtroppo lasciando il deuterio, dopo 5-6 giorni improvvisamente il filo si è fuso e quindi non abbiamo mai arrivato, quindi oltre 1200 gradi spontaneamente. In pochi minuti ho tentato vedere i grafici del computer, la temperatura è salita e si è rotto tutto. A questo punto abbiamo usato un nuovo filo che abbiamo preparato lo stesso giorno e conservato in una busta in plastica. I numeri più o meno similari, anche se l'invecchiamento non gli è fatto bene, quindi ne ha 160 gradi, ma grosso modo valori similari a inferiori, cioè quelle che prima ottenevamo in maniera molto banale col filo che triggera più alte temperature. Il telefonino sarebbe proprio spegnito, grazie. Si otteneva a valori più alti, quindi tutto più basso. Quindi il fattore di qualità potrebbe essere temperatura di innesco. Avanza. Rifate tutte quante le cose, ma tu rifatti il calore, ma sempre in maniera più bassa rispetto al filo precedente. Avanza ancora, vi facciamo notte ancora. Oh, vabbè. Allora, il punto è, fatto questo esperimento, la National Instrument, che ci ho poi aiutato per alcune cose, ha spinto molto a portare il reattore. Ah, la foto del reattore va all'inizio verso la settima ottava pagina. Fai vedere tanto. No, c'è lì la foto. Vabbè, avanti o indietro? Indietro. Settima ottava. Corri. Avanza un po', avanza. Ancora. Oh, stop. Questo è il reattore. È un tubo di vetro monosilicato, lungo 30 cm circa, a parete spessa, 3 mm, altrimenti scoppia, insomma.
e il diametro esterno 40 mm. Si vedono più o meno bene i due fili di costantane, nickel, cromo e i vari termometri. Questa è la versione numero 1, quella più primitiva, poi abbiamo fatto dei miglioramenti. Abbiamo usato questo reattore prima in America e poi in Corea. L'ho messo in valigia. Dichiarazione, un oggetto di dimostrazione. Ok, portato. In America ha avuto un grosso successo, la gente l'ha visto rifunzionare più o meno simile utilizzando le vecchie calibrazioni, perché è chiaro che non aveva il tempo per fare, soprattutto con una strumentazione diversa dalla mia e un programma di acquisizione diverso dal mio, perché qualcuno potrebbe dire tu hai strumentazione tarocca, sei povero, per cui è tutto quanto rotto, hai i softwareisti che sono morti di fame per cui sbagliano a fare i programmi. Allora ci hanno detto, va bene, d'accordo, tu sei povero, però secondo me sei pure bravo. Ti mettiamo il miglior gruppo della National, che è la più grossa ditta al mondo di istruzione scientifica, per fare il programma di acquisizione, e ti diamo la situazione PIXE, che è la più avanzata attualmente. Se anche con questo qui funziona, vuol dire che errori insomma non ce ne stanno, vale la pena. È andato bene. Più di 4.000 persone hanno assistito alla dimostrazione al Convention Center di Austin, in presa in diretta, c'era anche qualche collega presente qui. A questo punto c'è la conferenza internazionale in Corea settimana dopo, vabbè, l'hai fatto in Corea, e dico in America, forse pure in Corea. E in Corea, ripetuto, è andato bene. Lì ho avuto la fortuna di incontrare persone coraggiose, come il gruppo che poi conosciuto, Marty Plesham Memorial Project, e hanno detto, va bene, ci hai convinto, però finché noi facciamo le cose a modo nostro, da punto zero, noi abbiamo qualche... D'accordo, ma è open source, tutto libero, il reattore è trasparente, noi siamo una casa di vetro, ci abbiamo una linea prima, tanto non è che cambi. Hanno accettato. È un gruppo di persone veramente entusiaste, competenti, ma hanno anche l'aiuto di vecchi professori che insomma controllano che non facciano qualche errore, guardate. Ho ottenuto risultati veramente meravigliosi, oltre la più rosea aspettativa, e soprattutto io ho una squadra di schiavi in giro per il mondo che lavorano per me gratis. Quindi qualunque idea, qualunque follia che mi viene in mente, dico, ma perché non trovi questo? E loro dopo un po', e vabbè, e lo fanno. Quindi io acquisisco informazione e loro lavorano, insomma, pure giusto. In cambio gli do il filo gratis. Cosa ho spiegato? Metti la cosa del Martin Fleischmann. Sono i piccoli Italian, but I'm just a truth. Okay, ok, no, via vai. Martin Fleischmann, quello l'ultimo. No, la presentazione è quella l'ultima, cambia fare proprio, sono 5 pagine, dai, allora bracci. Che si fa? Se no racconta il processo. Ok, intanto incomincio. Questo gruppo di persone sono circa 15-20 persone divise equamente tra gli Stati Uniti e l'Europa. E quindi lavorano senza scopi di lucro, solo per capire cosa succede. E è una open source, cioè tutte le informazioni sono disponibili a tutti nel mondo, gratis. Ognuno può mettere i propri commenti. No, secondo. Ok, dai. Hanno riprodotto due celle in America, una fase con il quarzo in questione di sicurezza, e poi sono andati talmente anche in temperature che hanno praticamente cotto il filo. La seconda, che è partita alcuni giorni fa, fatta in Francia, hanno acquisito dell'informazione da non superare certi limiti critici. E la pagina dopo? Ok, vai. Allora, c'è un altro fenomeno che loro hanno ritrovato senza che io dicessi nulla, perché insomma è bene che se io voglio capire le professioni da loro,
non li devo istruire, altrimenti possono essere da me condizionati. Il punto è il seguente: il filo che noi abbiamo è particolarmente reattivo. Se uno tocca con la mano, sente come se scottasse. Il motivo è che brucia il grasso della mano e quindi uno sente questa strana sensazione. Ora, quando uno mette dentro il reattore, la prima volta, il vetro è un materiale che assorbe l'acqua, è igroscopico. La mica dove viene messo il filo intorno, perché questo è igroscopico, ci sono i connettori e altre cose, noi ci eravamo accorti che ci capitava, insomma, che benché facessimo il vuoto oppure nelle fasi di calibrazione, che la resistività della costantana diminuiva senza presenza di idrogeno. Ma come mai? Alla fine abbiamo capito: scalda, l'acqua contenuta nelle pareti di vetro evapora, prima fase catalitica H2O, H2 più O, la seconda H2O2H va dentro il filo di costantana, per cui la resistenza scende. Però queste cose chiaramente a loro non gliel'ho dette, altrimenti potevano essere condizionati da una qualche osservazione che io ho fatto in maniera non riproducibile, però c'era questo rischio. Loro hanno fatto l'esperimento praticamente in Europa, anche noi sono accorti che che all'inizio c'è stato un subimento di idrogeno benché non ci fosse idrogeno. In realtà è tutto dovuto alle pareti. E una volta che ha assorbito, quindi la resistenza che è scesa a 2,5% di temperatura, il materiale, pur cambiando la pressione dei vari gas, c'era dentro. Ora torna al valore indietro. Ecco, stop. A questo punto, prima ha fatto le calibrazioni, ha fatto due ipotesi di lavoro. La prima è una calibrazione supponendo il peggior caso possibile. Allora, loro utilizzano un filo simile al mio, circa 450 strati di nanoparticelle, mentre a Ubaldo ho dato la versione povera da due soli strati, siamo italiani, insomma, è più tollerante qui. Quindi molto simile all'esperimento nostro, un metro di lunghezza, e siccome loro era una replica, hanno cercato di fare le cose per quanto possibile simili alle mie. Ovviamente senza sapere che io volevo sfruttarli anche per alcuni effetti. Loro onestamente hanno messo tutto in rete, tutto, anche le virgole più significanti, e ho capito molto, ho fatto dei grossi progressi grazie a loro. A questo punto, la interpretazione dei dati, ci sono due ipotesi. Il calore in eccesso minimale è almeno maggiore di, oppure quello che uno deve dire, beh, io osservo questo, quindi quello massimo. Il minimale sono circa 6 watt e quello, diciamo, corretto è dell'ordine di 30 watt, quindi numeri veramente elevatissimi, dovuti quei 30 watt a quel po' di idrogeno che lui aveva comunque messo dentro e poi andò dentro il bar. Vorrei concludere: l'esperimento di Ubaldo è estremamente importante perché il filo era soltanto con due strati di nanoparticelle, quindi circa 100 nanometri, e l'effetto è sicuramente di bulk. Si innesca a temperature più alte, circa 180-200 gradi, ma nonostante questo, i numeri confrontabili, scalati per la dimensionalità, al numero minimo che ottengono i colleghi francesi, senza sapere l'uno dell'altro, con due apparecchiature completamente diverse, con due gas completamente diversi, uno italiano, uno francese, un operatore, quindi due cose completamente diverse, risultati simili. Quindi il grosso dramma della bassa riproducibilità sembra superato. Ultima informazione: tre giorni fa ho deciso di smontare il filo
che ancora lavorava da luglio, anche se era fortemente danneggiata per una serie di riparazioni molto dure fatte. Quindi meccanicamente ancora leggero, dopo circa 5 mesi. Quindi il problema che non fa in tempo a chiamare il direttore, se si rompe tutto, è caduto. Il costo del filo di Costantana, compresa la preparazione, è meno di un euro al metro. Insomma, cioè, aspetta un po', chi si può fare? Sostanza, il risultato principale, riassumi, sì. Che poi chiudi. Allora, è stato fatto un gruppo di lavoro indipendente che ha implicato, anzi, due gruppi di lavori. Ho capito, i risultati, abbiamo capito. Sono similari a quelli che hanno a noi ottenuti. Cioè, ma riassume i punti chiari. Punto chiaro, c'è un eccesso di potenza normalizzata al grammo di materiale dell'ordine tra 15 e 30 watt per grammo di materiale, superata una certa temperatura di innesco intorno a 200. In termini di moltiplicanti fattore di... Non ha importanza quello, perché il fenomeno è attivato termicamente. Cioè, se è indispensabile, allora, mettendo una corrente di trasporto le cose vanno due volte meglio, tre volte meglio, però la corrente di trasporto costa. Se uno vuol vedere qualcosa di pratico, deve cercare di spingere verso la parte in cui la potenza applicata all'esterno è più bassa possibile. Ora sembra, ripeto, sembra, perché altri gruppi del mondo non le indicheranno il tutto, c'è anche le repliche, la NASA, l'MIT, distrutta veramente tanti altri gruppi al mondo, io ho fornito i fili, lo stanno replicando anche in Italia, quindi ho sparso l'informazione anche per evitare che qualcuno gli venisse così per la testa di bloccare tutto. Ormai i fili stanno in tutto il mondo, ma è troppo tardi, ecco, io ho finito.